Mentre il Papa in Iraq è impegnato a costruire un dialogo interreligioso con i musulmani, in Russia i musulmani prendono l'iniziativa e traducono in russo l'enciclica del Papa. E come è noto, i rapporti tra la Chiesa cattolica e quella ortodossa sono spesso difficili e le encicliche non vengono tradotte in russo. Ci hanno pensato quindi i musulmani e a suo modo è una decisione storica. Ci spiega perché il corrispondente Sergio Paini. Fratelli tutti, specialmente se si pretende di avere un padre comune in Abramo, un concetto condiviso dalla comunità islamica in Russia che ha tradotto l'enciclica di Papa Francesco destinata alla fratellanza universale. Una mossa che ha sorpreso e rallegrato lo stesso pontefice, autore di un messaggio di ringraziamento. Ho letto l'enciclica durante la pandemia, un periodo difficile che ha evidenziato i problemi della nostra società e isolato tante persone, con le chiese e le moschee rimaste vuote. Le riflessioni del Papa toccano il cuore di tutti e parlano del futuro dell'umanità. Insieme per la pace, un invito che non è rimasto inascoltato. Credo che sia un gesto che continua quello che era iniziato ad Abu Dhabi 2 anni fa, questo incontro che mette ancora in evidenza, come il Santo Padre dice, no? Che bisogna tutti collaborare, essere fratelli insieme. In Russia i cattolici sono soltanto poche centinaia di migliaia, ma sono una presenza molto attiva. Il dialogo interreligioso in Russia è a diverso livello. Diciamo che ai massimi livelli è abbastanza formale. Ci sono a livello locale esperienze molto interessanti, soprattutto in ambito caritativo, in ambito sociale e anche culturale. Anche con l'Islam, secondo soltanto all'ortodossia per numero di fedeli, i musulmani, concentrati soprattutto nel Caucaso del Nord, in Tatarstan, in Crimea e nelle grandi città dove lavorano tanti immigrati dall'Asia centrale, costituiscono più del 10% della popolazione russa. Ci stiamo ancora riprendendo dal periodo sovietico, quando avevano distrutto le moschee e cercato di cancellare i nostri valori. Ma vogliamo confrontarci con le altre religioni, non per competere, ma per scoprirci più vicini.